Fasano che mi ha dato nel testo di sperimentazione per piacere di leggere. Ecco, madre è un archivio di immagini, un'indagine fotografica, è una raccolta di documenti, di mappe, di testimonianze e osservazioni, riguarda la riserva naturale protetta di Montelargis, Molentargis, grazie, all'interno del Golfo di Cali. La tesi nasce dagli attraversamenti quotidiani che Matteo compie per raggiungere in bicicletta la città di Cali, in cui una sorta di deambulazione surrealista, i luoghi, anche i più incolori, vengono trasformati in senso positivo, con riferimenti a cose sognate e a libere associazioni di una mente inconscia e conscia del sé. In questo progetto vengono raccolte una serie di osservazioni, misurazioni, appunti, annotazioni fotografiche dello stato delle cose all'interno della riserva naturale, allo scopo di mostrare come nel corso della storia il territorio sia stato sottoposto a varie forme di sfruttamento che ne hanno modificato la natura originaria, ridefinendone la sua vera identità. Lo scopo è la costruzione di un ecomuseo a cui madre, reale e immaginario, aperto e partecipato, per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca. Un ecomuseo in grado di identificarsi con la stessa comunità, in grado di operare per più sconfinamenti tra storie sociali di lavoro e sfruttamento, lotte e diritti, e storia delle tecniche e dei processi estrattivi delle risorse naturali, al fine di tutelare e trasmettere alle nuove generazioni il valore di questa enorme risorsa ambientale, patrimonio paesaggistico e culturale. Con questo progetto Matteo ha dimostrato, oltre che metodi e capacità progettuali, sensibilità e attenzione per le questioni legate all'ambiente e all'antropocene, alla funzione pedagogica del nostro operare, a lui tutta la mia approvazione e i miei auguri. Grazie. Allora, Acqua Madri è quel termine con cui si indicano le acque dopo che è avvenuta la precipitazione del sale. In poche parole l'acqua viene aspirata tramite l'idrogeno dal mare, passa inizialmente in queste prime fasi di evaporazione, e successivamente passa, viene dragata attraverso dei canali delle idrogeno in altre vasche di evaporazione, dove avviene insomma lentamente, secondo il ciclo del sole e delle stagioni, la precipitazione del sale verso il basso. L'acqua che ne rimane viene denominata acqua mare, ed è praticamente quell'acqua in cui ancora convivono tutta una serie di elementi chimici che poi, a seconda delle evaporazioni, vengono dragate in successive vasche. Ho scelto questo termine perché mi sembrava il più indicato a definire con una metafora il lavoro che avevo in mente di portare questo oggi con la tesi. È un progetto che tende ad andare oltre il discorso della storia del luogo, quindi la storia dell'estrazione del sale, ma è un progetto che raccoglie delle testimonianze e alla fine ci aiuti a capirci anche che cosa rimane di tutta quell'industria che fino al 1995 è stata portata avanti in Sardegna, nella città di Cagliari. Il Molentargis è una vasta area umida comprendente quasi 1200 ettari di terreno nella città di Cagliari a sud, situata tra il colle di Monturpino, il promotore Santeria e la spiaggia del Poeto, che è quella fascia costiera che vedete in basso, e ha una storia, si può dire, millenaria. Quando ho cominciato a condurre questa ricerca, mi sono chiesto a un certo punto cosa seguito all'arte, rientro in Sardegna, come mi sarei potuto approcciare a questa ricerca qui. E quindi ho trovato una risposta nelle ricerche dell'artista Francesco Careri, nel suo libro Worldscapes, rivedendo in questa serie di azioni che lui elenca nel suo libro di azioni performative che si possono compiere nel paesaggio. Ho trovato tutta una serie di spunti artistici e metodici per condurre questa ricerca nel parco, quindi azioni come attraversare un territorio,
incominciato appunto questa ricerca. Il lavoro è durato molto tempo, diciamo all'incirca un anno. Ho cominciato a lavorarci all'incirca dopo il mio rientro in Sardegna, dopo la prima apertura in seguito alla chiusura dovuta al Covid. Inizialmente per capire il territorio a fianco a... no, scusami, mi sto trattando, scusate. No, volevo dire che questa tesi è nata principalmente perché dopo aver sentito il bisogno di riscoprire il territorio attorno al mio abitato, dopo essere rimasto, diciamo, dei 6 mesi chiusi in casa, come la maggioranza della popolazione, ho cominciato a rivivere in maniera diversa il territorio attorno a me. E quindi a riscoprire camminando ciò che in realtà io vivevo tutti i giorni, ma consumando in maniera diversa, cioè appunto come ha suggerito il professor Cubico, vivendo come un mero passaggio dal punto A al punto B, mi sono reso conto che c'era tanto da dire rispetto a quello che io vivevo. E quindi ho iniziato prima di tutto a rendermi conto di questa complessità di questo paesaggio che, ricordiamo, il Tarcius è una laguna che è circondata da una corona di comuni effettua una pressione antropocentrica nei confronti del parco abbastanza importante. I comuni più grossi sono quelli di Cagliari, Quarto Sant'Elma e nella parte nord del parco sono presenti i comuni di Saraggio, Squartuccio e Monserrato. Questa pressione ha fatto sì che nel corso degli anni, principalmente nel 1985, questo inquinamento dovuto da queste città che man mano crescevano sempre di più perché sorgevano nuovi quartieri, inquinassero le falde acquifere e quindi chiudessero l'attività dell'estrazione del sale. Dopo il 1985 c'è stata una fase di assestamento del parco, dove con un lavoro iniziato quasi un decennio prima, cioè nel 1977, si è riusciti a far riconoscere internazionalmente l'importanza di questa oasi protetta e quindi di valorizzare e di renderla parco regionale naturale protetto. Ho scelto di partire con questa immagine perché credo che sia proprio indicativa della specificità del parco. La natura in città è uno degli slogan che utilizza l'associazione che si occupa di mantenere, valorizzare e promuovere il parco, ovvero di uno slogan che offre al turista sia interno che esterno la possibilità di un contatto con la natura pur rimanendo all'interno della città. Io invece trovo che sia proprio questa invece il paradigma di questo grande ecosistema, cioè un ecosistema che ha saputo comunque tutelarsi e difendersi nonostante la pressione degli uomini. All'interno del parco c'è una varietà sia vegetale che animale vastissima, ci sono centinaia di specie ornitologiche che utilizzano anche il parco come sede per tutto l'anno. C'è ad esempio questo è il polpo sultano, che è un animale che è quasi ricercatissimo all'interno del parco perché è un animale in via di estinzione. E per fare questa ricerca non ho deambulato soltanto all'interno del parco, fermandomi di volta in volta cercando di captare tutti gli stimoli che mi si presentavano davanti, sia stimoli olfattivi, uditivi, ma ho condotto anche una ricerca d'archivio, andando a ripescare all'interno degli archivi sparsi in varie sedi della città tutti quegli elementi visivi che potevano aiutarmi a rappresentare, a avere una,
diciamo, a offrire una descrizione per quanto più possibile esaustiva di ciò che fosse, di ciò che fosse il parco. Le prime carte che sono andato a visionare sono state i rilievi veramente aerofotogrammetrici condotti dall'esercito dall'alto, perché volevo esattamente rendermi conto, già questo documento è un documento degli anni 50-60, volevo rendermi conto in quegli anni lì quanto fosse importante la pressione dell'uomo nei confronti di questo territorio. E successivamente poi sono andato a ricercare visivamente questo elemento qui, e man mano che conducevo delle ricerche nel parco mi accorgevo come la città, i palazzi, le strade, le infrastrutture costruite dall'uomo fossero un elemento sempre presente. Questo era quasi poteva essere un elemento quasi disturbante del paesaggio, ma in realtà è praticamente una simbiosi che vive con il parco. Successivamente ho trovato nelle carte architettoniche un importante indizio per rappresentare questa frammentarietà dell'archivio che stavo creando. Queste sono pezzi di mappa, di una mappa che ha all'incirca 100 anni, è stata una dei primi disegni del territorio di Moneta. Questi sono appunto tutti gli spunti che ho raccolto durante i miei lavori, ho cercato di far emergere sempre questo contatto anche negativo con la città, e sono andato a fare anche ricerca d'archivio nei libri che hanno in qualche modo segnato la storia di Moneta. Per esempio, questo è importante perché è il primo documento in cui viene attestata la presenza di un bagno canale dove venivano fatti risiedere gli argastolani, perché gran parte delle infrastrutture come le conosciamo noi oggi del parco sono una conseguenza dell'impiego dei detenuti da parte dei Savoia in Sardegna. Queste sono sempre queste bagno canale di San Bartolomeo. Questo è un documento che ritrae i detenuti al lavoro all'inizio del Novecento, pratica che è rimasta in vigore fino al 1929. E queste sono le foto delle architetture del villaggio Salino. Nella mia ricerca ho cercato anche di far emergere i punti di contatto tra le persone che vivono nel parco e il territorio. Ad esempio, sono andato a intervistare Alessandro Biggio, che è un noto artista cagliaritano, che è una sede dell'ex fabbricato dove veniva prodotto questo prodotto del sale, ad esempio, ha impostato il suo studio artistico. Questo l'ho trovato molto interessante perché chi conosce il lavoro di Alessandro Biggio non può, dopo aver visto il parco, riconoscere quelle forme naturali che lo circondano. Quindi questo aspetto di questa connivenza tra forme naturali e forme artistiche l'ho trovato molto interessante, perché come un artista viene influenzato dal paesaggio circostante. Ho cercato anche di rappresentare ciò, le attività che vengono svolte oggi dal parco, e quindi le attività di promozione e valorizzazione del centro di educazione ambientale del Tanges. Questi sono gli oggetti che vengono utilizzati dall'associazione per fare laboratori con le scuole, con gli universitari. Queste sono le architetture. E poi
ricerca su cinegiornali di Istituto Luce, perché diciamo fino agli anni 30 l'industria salina di Cagliari è stata un'importante industria che riusciva ad esportare in tutta l'Europa il sale, e quindi questo fatto era propagandato e valorizzato dal regime. Un minuto per lui sia finito. Grazie, sì, è finito. Ok, non so se hai delle conclusioni o vuoi chiedere così. No, le mie conclusioni. Certo, posso aggiungere delle. Se no ci lasciano le domande. Ah, no, sì. Io vi lascio le domande. Trovo molto interessante l'idea di impostare il lavoro a partire dall'analogia tra estrazione del sale, il precipitato del territorio, e la costruzione del territorio lo stesso. Trovo molto interessante questo viaggio, stiamo molto avvicinando del territorio. Mi chiedevo se questo tipo di progetto, vista la sua forte componente identitaria, questa la sua capacità di tirare fuori le storie, la costruzione del territorio, può avere una ricaduta sul territorio stesso. Si aveva già pensato a una possibile evoluzione del nostro fatto verso la comunità di Fiumi. Allora, il progetto l'ho pensato come un work in progress. Io non ritengo di aver concluso la ricerca, ma ritengo che il prodotto editoriale sia soltanto una prima estrapolazione, una prima opera di tutto il lavoro fatto sinora. Mi interesserebbe questo lavoro portarlo sicuramente all'esterno, coinvolgendo anche il parco e tutte le varie associazioni, e magari attraverso questo lavoro suggerire la costruzione di un archivio che raccolga in un unico luogo tutte queste carte, perché in realtà il grosso lavoro che è stato fatto fino ad oggi è sparpagliato in varie sedi. Esistono documenti dell'archivio di Stato di Cagliari, esistono documenti dell'archivio delle Saline, in altre biblioteche, ma non c'è un vero e proprio punto di raccolta, magari che centro di valorizzazione. Quindi a me interesserebbe, mi farebbe diciamo piacere prendere affinché tutti questi elementi venissero convogliati in un unico punto, anche perché io credo che al di là di riflettere e ragionare su questa è stata la storia politica e anche magari operaria della Sardegna, questo lavoro possa offrire tante altre narrazioni a seconda di come venga utilizzato l'archivio. Non credo che le immagini abbiano un'unica lettura storica o quant'altro, ma possono dare vita a differenti narrazioni a seconda della persona che li utilizza. E quindi questo mi interessa parecchio. Ho visto che hai... perché mi ha parlato un po'. Questo discorso territorio sono particolarmente interessato alla citazione che fate all'inizio del testo che è il World Case, che non è una città mondiale, purtroppo non lo so. E forse ho qualche suggerimento, c'è una domanda, nel senso tu parli, rispondendo alla professoressa Mattia, di una collaborazione con il parco, questi qua. Io quello che mi piace suggerire soprattutto a progettisti come voi è forse anche saltare questo rapporto con le istituzioni e incentivare ovviamente o ideare voi stessi, no? Di worldscape, degli incontri, magari lavorando con delle comunità locali o con un centro d'arte contemporanea, se c'è, o se c'è, comunque lasciamo perdere le istituzioni parco che non sono fino a che punto possono essere interessate, invece delle azioni che, come quelle che io mi immagino che posso fare con un lavoro di ricerca di questo tipo, che è creare una coscienza critica sul territorio. Quindi anche no, se il vuol che stesso, se vuoi il discorso di crede, attraversare, disegnare,
finalmente inizio agosto siamo stati invitati col collettivo di cui faccio parte alla residenza artistica a Cagliari, quindi abbiamo intenzione di lavorare con invitami, cioè fammi sapere quando andare. Con la votazione di 106, di 10.